Buonasera Pupi, buonasera a tutti, ciao a tutti, ciao amore. Cenetta fit fatto, no, però è fit, dai. Allora, gnocchetti, questi qua di rana piacciono tantissimo, questi sono più piccolini. Negli ingredienti la cosa bella è che hanno solo patate, 100% patate, 91% patate, acqua, quindi non hanno aggiunta di nulla e sono buonissimi. Ovviamente quelli fatti in casa sono più buoni, però in emergenza. E poi questo pesto che era in offerta senza aglio, però mi ha stupito pure questo qua, perché negli ingredienti c'ha olio extravergine d'oliva, è fatto, oddio sta sgocciolando, è fatto abbastanza bene, oddio ho fatto un macello. E poi dopo vi farò vedere il secondo, il pollo fatto in un modo buonissimo, l'acqua bolle, quindi possiamo buttare gli gnocchi. Giustamente li buttiamo, poi che ci mangiamo. Tata, ho premuto rec. Dove vai? In Milano, vieni qua, più vicino. Butto, ma secondo voi un chilo di gnocchi per 3 persone non sarà troppo? No, è poco. Ecco che da fit diventa fat in un attimo. Da fit. Ho benini che sono piccoli. E quindi piccoli piccoli vanno in lavagna. Piccoli ma ingrassiamo comunque. Aspetta che ci sono altri due. Ok. Pochi minuti devono cuocere. No, un minuto. Ho già versato, vedi, la provola. E adesso ci vado a mettere il pesto. Aggiungo un po' di acqua calda, bassissima fiamma, giriamo per far sciogliere la provola. Poco poco, se no si scamazzano gli gnocchi. Sono profumati, guarda come filano. Oh, guardate. Madonna. Super invitanti, dai, impiattiamo. Madonna, che precisione questo chef. Sono troppo belli questi gnocchi. Guardate la mozzarella. La mozzarella come fila, è mozzarella light, ragazze. Non ci credi? No, è light. Non ci credi che sia light? Come cavoli, è tutto light. Davvero è light, cioè sì. La mozzarella è sì, proprio è mozzarella. Meno grassi. Questi qui sai che sono? Gnocchi light. No. Fatti con le patate light. No, ma non è vero. Sì, è vero, insomma, patate light. Madonna, ma sono troppo invitanti. Giuro, sono troppo invitanti. Metto il formaggio. Buon appetito! Come sono? Come sono? No, ma sono buonissimi, vi giuro. Sono la fine del mondo. Provate. Non ho mai mangiato gnocchi così, mai. Davvero? Perché uno li fa sempre al pomodoro, invece al pesto anche sono buoni. Poi anche quello, sto tocco della mozzarella light, sottolineiamo light. Tutto light, ragazzi. Pure non c'è light, light vuoi un chilo di parmigiano, giustamente, ok. E lui ha detto no, basta, poi all'improvvisetta. Poi ha sputato tutta la gratina. Yummy. Ragazzi, questo è il pollo benvenuto rec, pinne gialle. Non è vero, è pollo giallo, no, pinne gialle. Esiste il pollo pinne gialle. Comunque qua sopra ho messo un po' di pepe e poi adesso sto mettendo delle fettine di bresaola, o meglio questo è un cartaccio di bresaola per dare più sapore. Non ho messo il sale, visto come sono fit, perché questo è già salato, visto? Brava, brava. Oh, bravissima. Ho aggiunto anche delle fettine di grana, poco poco, perché già abbiamo mangiato gli gnocchi che erano molto grassi. Oddio, è diventato Milano. Tante. Ma l'ho fatto io, no tu? Appoggia. Questo è il cameriere, è buonissimo questo pollo pinne gialle. Sì, un pollo pinne gialle con... No. Che poi mi pensano che veramente... pollo pinne gialle. È il pollo giallo, ragazzi, è buonissimo questo piatto che ho fatto. E adesso mangiamo perché abbiamo fame. Buon appetito. Ciao, buon appetito. Ciao. Ciao. Ciao.